Ciao, sono Enzo Ferrara del Centro Studi Sereno Regis e partecipo all'iniziativa Ci vediamo da te in questi giorni così difficili. Oggi vorrei parlarvi di due DVD che a breve troverete nella nostra biblioteca di Via Garibaldi 13 e che parlano di temi legati a opzioni non violente per la soluzione dei conflitti, addirittura di guerre che sembrano interminabili. Il primo si chiama Disturbing the Peace ed è ambientato in Medio Oriente, nel conflitto israeliano-palestinese ai tempi della seconda intifada, cioè all'inizio degli anni 2000. Racconta la trasformazione di alcuni personaggi protagonisti che stavano o all'interno dell'esercito israeliano durante l'occupazione dei territori palestinesi, oppure sull'altro fronte, quello dei combattenti per la liberazione della Palestina. E addirittura nelle fila delle kamikaze, per fortuna non riuscite nel loro intento, che hanno fatto un percorso di riconciliazione, se possibile, fino addirittura a costituire dei gruppi di attivisti per la pace che dall'una e dall'altra sponda si ritrovano per azioni e manifestazioni di tipo non violente a favore della pace. Disturbare la pace perché qui si confuta l'idea di pace come la si intende oggi nella maggior parte del mondo geopolitico, e cioè come qualcosa che dipende da mura, droni, controllo dei movimenti e anche da forme di censura. Ecco, loro propongono di disturbare questa idea della pace per cercare di costruirne una maggiormente solida e legata a una partecipazione democratica attiva da parte di tutti, così come viene raccontato nel secondo dei DVD che propongo, che si chiama Gli Attivisti, The Activists, e che invece racconta la storia dei movimenti per la pace che nelle strade degli Stati Uniti negli ultimi decenni hanno provato, anzi hanno sostenuto e combattuto una importantissima lotta per la riduzione delle guerre e i diritti civili, anche con grande successo. Non si crede infatti che non ci sia nessuna influenza di tutte queste attività sulle politiche nazionali e internazionali. In realtà, un libro di Erika Chenoweth e Maria Stefan, che si intitola Why Civil Resistance Works, cioè perché la resistenza civile funziona, e questo libro racconta che attraverso l'educazione diretta, l'informazione, lo scambio di punti di vista all'interno dei movimenti, è possibile per esempio lottare contro la propaganda che non soltanto nei regimi democratici, ma soprattutto in quelli non democratici, è una delle principali fonti di potere del sistema. Vengono raccontate tutte le motivazioni, tutte le lotte che vengono messe in campo. Il DVD è girato fra il 2008 e il 2010, cioè in un periodo molto interessante per la politica statunitense perché corrisponde a quello in cui fu eletto Barack Obama come presidente degli Stati Uniti. E lì si dimostra proprio come l'influenza dei movimenti abbia contribuito al successo iniziale del presidente Obama, mentre invece col tempo la profonda delusione di moltissimi attivisti ha portato poi a situazioni che sono quelle che vediamo di fronte a noi, con al potere un sistema rappresentato non soltanto dall'attuale presidente Donald Trump, ma addirittura da tutto il suo entourage, che è proprio qualcosa di completamente diverso dall'idea, dalla vicinanza all'idea di una pace come partecipazione e democrazia. Ecco, come dicevo, a breve, quando finirà, speriamo, a breve speriamo questo periodo, li troverete nella nostra biblioteca. Buona resistenza.